Beh, mi aspetto di venire in palestra con entusiasmo e di trasmetterlo al gruppo. Questo dipende ovviamente dal clima che saremo bravi a creare. Io, i miei collaboratori, i ragazzi partiamo avvantaggiati dal fatto di allenarci in una bella palestra, di avere un'ottima sala pesi, anche la piscina di Cuneo ci sta aiutando, mettendo le proprie ottime strutture, no, per utilizzarle in questo periodo. E i ragazzi, come spesso capita, partono con entusiasmo, voglia di fare, voglia di conoscere, di farsi vedere. È giusto che sia così, perché ognuno all'inizio parte così ambizioso, tutti i ragazzi vogliono giocare, e quindi insomma, scopriremo lavorando un po' il valore di questo gruppo. Sarà importante il valore tecnico, ma anche, come sempre, il valore umano. Anzi, spesso il valore umano fa più la differenza del valore tecnico. È prematuro parlare di obiettivi. No, abbiamo già degli obiettivi di costruire un gioco funzionale ai ragazzi che abbiamo. Prima mi hai chiesto dell'organico. L'organico è ancora incompleto perché serve ancora uno schiacciatore che non abbiamo fatto in tempo a prendere, perché insomma, a uno, a due, a tre schiacciatori sono quasi tutti, servono giocatori italiani e non ce ne sono tantissimi. Ovviamente sono quelli che sono dati via prima. Secondo me la società alla fine ha fatto bene a non spendere altri soldi, che sono sempre, ovviamente, non tanti per nessuno. È sempre difficile, e vedremo un po' se il mercato ci darà qualche possibilità. Sono sicuro che la società inserirà ancora un ragazzo, uno schiacciatore, in questo gruppo. Coach, quali potrebbero essere i fattori importanti, vista anche l'incognita di questo campionato, per fare una bella stagione? Ah, per fare. Non è questione di nuovo campionato, come al solito devi creare un gruppo che è positivo. La società ti aiuta anche molto, mettendo in condizione i ragazzi di vivere bene la realtà cuneese. E non basta dire, sento sempre dire sei a Cuneo, ma quella là, la Cuneo di una volta. Insomma, può andare bene per la prima settimana ricordarsi che c'era questa squadra qua. Il resto va giudicato per cosa c'è adesso. Però, insomma, chi lavora ogni anno vedo che fa meglio. E nel momento in cui i ragazzi si rendono conto che c'è una struttura seria che li segue, sono poi portati a dare il meglio. E quello poi dopo, con quello, riesci poi a fare qualcosa. Poi, lavorando nelle prime partite, vedremo quale sarà il valore di questa squadra. Aggiungo ancora che, come al solito, il valore di un gruppo lo vedi non tanto in questo periodo, quanto appena ci saranno dei momenti difficili. Adesso è facile, non hai partite, sono tutti felici e contenti di essere qua. Abbiamo appena finito di fare le vacanze, poi dopo basta giocare un paio di partite, va bene, va male, lì devi essere pronto poi a fare delle modifiche e soprattutto a sostenere così le difficoltà che si presenteranno.